Buongiorno Davide, oggi si chiude la conferenza annuale Works With di Silicon Labs, che è un'azienda statunitense che disegna e produce semiconduttori e altri componenti elettronici destinati principalmente al mercato IoT. A questa conferenza partecipano grandi nomi del mercato della domotica smart e in uno di questi incontri proprio alcuni big, cioè Google, Samsung, ARM e Comcast, oltre a Connectivity Standards Alliance, perché come abbiamo ormai imparato quando le corporation vogliono fare cose assieme creano un consorzio, hanno parlato di Matter e del suo stato di avanzamento in vista dell'imminente rilascio pubblico della versione 1.0. Che cos'è Matter? È un protocollo di comunicazione standard tra i dispositivi IoT che sta nello stato applicativo, quindi sta sopra i layer di rete già esistenti e, come avrete intuito, serve a far comunicare tra loro device di marche diverse. Quindi una lampadina IKEA che può essere comandata da un Google Home o un frigorifero di Samsung che potete associare a un Alexa o un Apple HomeKit. Beh, Matter si appoggia a protocolli di rete esistenti, come dicevamo, quindi Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth LE e Thread. Peraltro, sapete che cos'è Thread? Io non lo sapevo. È un protocollo wireless mesh a bassa latenza e bassi consumi che consente quindi a piccoli dispositivi IoT, come gli interruttori smart o le lampadine, di comunicare tra di loro invece di passare per un hub centrale. Quindi, a quanto ho capito, Thread è forse il pezzo fondamentale di Matter e del presente e del futuro della smart home. Per il momento sono esclusi da Matter i robot aspirapolvere e invece arriverà in futuro il supporto per lo streaming video, anche questo ancora è mancante. Una delle difficoltà a cui stanno lavorando è la convivenza di un dispositivo tipo una lampadina su reti di produttori diversi all'interno della stessa casa, perché un conto è far dialogare un device con due app diverse, però un altro è far dialogare questi due hub tra di loro. E visto che questo vorrebbe dire anche fare un pochino di disclosure del software tra marchi concorrenti, diciamo che non è una cosa facilissima per ora. E poi lo stesso problema si ha anche con la creazione di automazioni che possono andare in conflitto, e questo però è un problema che vorrei essere risolto prima del lancio della versione 1.0. comunque Matter è solo agli inizi e tra l'altro non è neanche ancora uscito, ma si spera e si pensa che evolverà e diventerà certamente lo standard delle case connesse. Oh, cambiamo argomento e parliamo di multone, perché se vi ricordate nel 2018 la Commissione Europea aveva multato Google per la cifra record di 4,3 miliardi di dollari per l'abuso di posizione dominante nel mercato mobile, per aver incluso forzatamente le app e il motore di ricerca all'interno di Android e perché impediva agli altri produttori di fare dei fork e commercializzare delle proprie versioni di Android. E poi c'era una questione sul pagamento ad alcuni produttori per inserire e preinstallare Google Search come esclusiva negli smartphone. Google si è appellata a questa decisione dicendo che le sue mosse non miravano a impedire la concorrenza, ma ad attirare i produttori nell'ecosistema Android. E poi aveva detto che la sua non è una posizione dominante perché esiste un'alternativa, che sarebbe iOS. E invece la Corte di Giustizia ha confermato le conclusioni della Commissione, scontando di qualche milioncino la multa per un dettaglio sulla ripartizione degli introiti pubblicitari tra Google e i produttori che decidevano di preinstallare la Google Search. Era tutto, grazie anche oggi per avermi ascoltato e direi che ci si rivede alla prossima!